Questo è il calcio, ragazzi. Questo è il calcio. Il Manchester City fa una capoccia come un secchio. Non guardate le mani, guardate le braccia. Al Tottenham, tipo 12 angoli a 1, tipo 27 tiri a 3, non gli fa capire niente. Grazie anche a un Kevin De Bruyne che alza lo sguardo e professa calcio e predica calcio. A De Bruyne bastavano due tocchi. Uno per stoppare il pallone, ma spesso manco lo stoppava, e l'altro per mandare perfettamente in porta il compagno. E al di là di ciò, al di là di questo, ragazzi, il Manchester City, vuoi per delle prestazioni sbagliate di Ederson, il peggiore in campo, non riesce a portare a casa la pagnotta, non riesce a fare bottino pieno, non riesce a portare a casa la vittoria. E ragazzi, credetemi, quando vi dico che oggi il City avrebbe assolutamente meritato la vittoria. Un Manchester City che ha giocato una porta, un Manchester City che sembra, come posso dire, l'upgrade della scorsa stagione. Un City che sa giocare a pallone. Oggi tra l'altro sto guardando la Roma e il City con due occhi, così mi sembro veramente un, non lo so, una parte, no, i serpenti ce l'hanno così, però mi sembro quasi un serpente. Cioè veramente, ragazzi, veramente. Sto guardando la Roma, dopo porto il post partita, e il Manchester City che pareggia 2-2 con il Tottenham. Ederson, peggiore in campo, senza troppi problemi. Non capisco come si faccia sul tiro di Lamela a stare 80 miliardi più avanti della linea di porta. Cioè, è chiaro che, ora non dico che devi stare dietro, ci mancherebbe altro, però è chiaro che quantomeno se sei in portiere e ti stanno attaccando devi stare sulla linea, un centimetro dopo la linea, non puoi stare 3 metri davanti la linea. È normale che poi più stai, allora, più il giocatore è lontano e tu sei lontano dalla porta e più la porta si allarga, più il giocatore si avvicina e tu ti avvicini più la porta si ristringe. Però se tu ti metti sulla linea di porta quando il giocatore è lontano, è normale che tu la porta ce l'hai in pugno. Se stai più avanti, un pallone appena appena a giro largo non lo prendi, ed è quello che è successo con Ederson, che fa quella cappella lì e poi il colpo di testa di Lucas. Cioè, ragazzi, lì in anticipo sul primo pallo Lucas, per capirci, Lucas, ma come fai a farti anticipare in quel modo? Cioè, veramente, sono rimasto basito dall'inizio fino alla fine della partita a vedere Ederson, che con rispetto può capitare una giornata, no, può capitare, però lo sai che questo è un big match, ok? E dal momento in cui la tua squadra, il Manchester City, riesce a gestire un big match come quello contro il Tottenham, la terza forza del campionato dello scorso anno, in questo modo, quindi facendogli una capoccia così, quindi non facendogli capire niente, quindi butubumba da pam, batti e ribatti, solo City, tu non puoi, fare due cappelle e far perdere i tuoi. Poi, oh, per l'amor di Dio, può capitare. Dicevo, il City che gioca alla grande, lo ripeto ogni partita, raga, Guardiola, ampiezza, due ali che giocano larghe, che aspettano il pallone, che convergono centralmente, due mezzali che fanno da ali, che quindi vanno in avanti. L'ha sempre detto Guardiola, lui non gli importa di avere l'ampiezza dei terzini, l'ampiezza la danno le ali d'attacco. E ragazzi, il gioco di Guardiola, credetemi, è pazzesco. E pare veramente che ogni anno Guardiola faccia l'upgrade. Se l'anno scorso era una grandissima squadra, quest'anno sono giganti, l'ha detto alla prima gara, lo ridico oggi, nonostante il City non sia riuscito a portare a casa la vittoria. E non è scontata come cosa, raga. Oggi il City poteva tranquillamente vincere, gli annullano il gol all'ultimo, il VAR, ancora il VAR. Però oggettivamente oggi il City, cioè, se avesse vinto, se avesse vinto non ci sarebbe stato nulla da dire. No, doveva vincere. Oggi il City, ragazzi, doveva vincere. Oggi il City avrebbe meritato la vittoria, non gli è arrivata. Pochettino ha giocato un po' come poteva, cioè un po' rattappato qui e lì, provava a partire in contropiede. Raga, io ve l'ho sempre detto, quando giochi contro il City puoi sperare di prendere un punto, puoi sperare, è difficile che tu ne prenda tre, per prenderne tre devi beccare la giornata no del City, perché se guardi all'ingrano tu le metti così e là butubum, e il City ti prende a cazzotti tutto il tempo mentre tu provi a difenderti, perché è questo, il Manchester City è questo. Io ve l'ho detto la settimana scorsa, hanno preparato e hanno creato una squadra pagandola un miliardo, perché il City ha fatto una squadra, ha speso bei soldi in tre anni da quando c'è Guardiola. Però adesso è questo, cioè il City può fare una capoccia così a chiunque, non sto scherzando, a chiunque, a qualunque squadra. Ok, il problema è che poi quando vai a affrontare una Juve di turno, un Bayern Monaco di turno, un Barcellona di turno, un Real Madrid di turno, ma anche un Liverpool di turno, te manca quella mentalità europea, la senti un po' venire a meno e quindi ci sta, ha segnato la Roma. Ci sta, tra l'altro, gol con l'Arezzo dopo post partita, mi raccomando, ci sta che tu vada un po' in difficoltà in Champions. Però oggettivamente, per quanto riguarda il campionato, io ve l'ho detto, quest'anno per me il City arriva terzo, dietro il Tottenham e dietro il Liverpool, perché con Liverpool primo, perché penso che il City possa far benissimo in Champions. Però, raga, oggettivamente sono fortissimi. Liverpool, ve l'ho detto, sbroglia partite,
ce la fa, riesce tranquillamente in un modo o nell'altro, l'ha spazzato qui e lì. Il City è più bello da vedere, è più filosofico, è più la scrittura tipo in corsivo, quella però raga, per fare una capoccia così, non ci capite niente. Oggi Tottenham ha preso un punto immeritato, ma che comunque a fine dell'anno peserà tantissimo. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale. Qualora non l'aveste ancora fatto, mi raccomando, mi piace, se vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Vi ringrazio per aver visto questo video, buon shalat alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.